Salute a te, viaggiatore del tempo. Sono Lucio Elio Aurelio Commodo, figlio dell'imperatore Marco Aurelio, imperatore romano a mia volta, e soprattutto il tuo ospite oggi. Immagina, se puoi, una città antica e magnifica chiamata Lanuvium, vicino Roma. Qui è dove è cominciata la mia storia. Nacqui insieme al mio gemello Tito Aurelio Fulvio Antonino. Lui, povero fratello, lasciò questo mondo nel 165. Fu un dolore sprofondare nel silenzio del nostro gemellaggio interrotto. Ma il tempo, come sai, non si ferma per nessuno. Il 12 ottobre 166 mio padre mi nominò Cesare. Ricordo quel giorno come se fosse ieri. L'orgoglio negli occhi di mio padre, la paura e l'eccitazione nel mio cuore di bambino. Eppure il destino si rivelò crudele, strappandomi un altro fratello, Marco Annio Vero Cesare, nel 169. La mia istruzione fu fornita da un'abbondanza di buoni maestri, parole del mio venerato padre. Ma non tutto fu studio e serenità. Nel 175, Avidio Cassio, governatore della Siria, si proclamò imperatore credendo erroneamente che mio padre fosse morto. La sua rivolta fu sostenuta dalla Siria, dalla Palestina e dall'Egitto. Ma l'illusione è fragile e Cassio fu ucciso da uno dei suoi stessi centurioni prima che potesse iniziare la sua campagna. In seguito alla rivolta di Cassio, divenni adulto, assumendo la mia toga sul fronte del Danubio. Seguii un lungo viaggio nelle province orientali con mio padre, durante il quale visitammo Antiochia e Atene. Infine, tornammo a Roma nell'autunno del 176. Mio padre, che era l'unico imperatore dopo Vespasiano ad avere un figlio legittimo, volle che diventassi il suo erede. E così fu. Arrivò il 27 novembre 176, un giorno che non dimenticherò mai. Mio padre mi conferì il titolo di imperator. L'anno seguente diventai Augusto, condividendo il potere con mio padre. All'età di 15 anni divenni il console più giovane nella storia di Roma. Durante il mio regno con mio padre non feci stranezze né crudeltà. Sposai Bruzia Crispina e poi mi ritrovai di nuovo al fronte del Danubio. Fu lì, nel 180, che mio padre morì, lasciando il trono nelle mie mani. Ero un imperatore di appena 19 anni. La morte di un padre è un evento che segna profondamente. Marco Aurelio, mio padre, si ammalò gravemente. Nonostante la sofferenza, sul suo letto di morte, il suo unico pensiero era per il futuro di Roma. Mi chiese di concludere onorevolmente la guerra che aveva iniziato, e io glielo promisi. Ma quando vide che i suoi giorni erano contati, decise di accelerare il suo passaggio, preferendo morire onorevolmente per non lasciare l'impero in uno stato di incertezza. Dopo la morte di mio padre, ho immediatamente cercato di assicurarmi la fedeltà dell'esercito e del popolo romano. Questo mi permise di governare come un monarca assoluto, al sicuro dalle continue congiure del Senato. Cominciai il mio regno con un trattato di pace con le tribù dei Marcomanni, Quadi e Buri. In seguito ho condotto guerre contro i Germani, riportando spesso vittorie parziali. Allo stesso tempo, la mia politica interna era guidata da una sana dose di paranoia. Stabilii ricompense per le delazioni, spingendo i cittadini a rivelare i segreti dei senatori. Ma la mia vera passione erano i combattimenti gladiatori. Mi piaceva scendere nell'arena vestito da gladiatore, sfidando avversari con armi smussate e scudi manomessi. Mi divertivo a fingere di graziarli, solo per poi mutilarli o sfregiarli. L'instabilità non era un estraneo alla mia corte. Nel 190, un grande incendio distrusse parte di Roma. Colsi l'opportunità per rifondarla a mio nome, ribattezzandola Colonia Commodiana. Rinominai anche i mesi del calendario in mio onore e il Senato divenne il Senato della Fortuna Commodiana. E poi c'erano le mie eccentricità sessuali. Abusai delle mie sorelle, imposi alle mie concubine di chiamarsi con il nome di mia madre durante i nostri incontri e organizzai spettacoli orgiastici a tema. Mia sorella, Annia Aurelia Galeria Lucilla, conduceva una congiura contro di me nel 182. Non posso negare che mi sentivo tradito. C'era un gruppo all'interno della mia famiglia, compreso un nipote, un cugino, e persino l'ex console Marco Numidio Quadrato, che complottavano per la mia fine. Un giorno, il nipote di Quintiniano è sbucato fuori dal nulla con un pugnale, con l'intento di colpirmi,
ma le mie guardie sono state più veloci di lui e l'hanno disarmato prima che potesse ferirmi. In risposta, ho ordinato la loro condanna a morte e ho esiliato Lucilla, sua figlia, e Numidia Cornificia Faustina, nell'isola di Capri. Un anno dopo ho inviato un centurione a Capri per eseguire le loro esecuzioni. Nel 192 ho divorziato dalla mia moglie Bruzia Crispina e l'ho esiliata per adulterio. Il malcontento per i miei eccessi stava crescendo e il prefetto del pretorio, Quinto Emilio Leto, e il cubicularius Ecletto hanno organizzato una congiura per uccidermi. Durante un banchetto il 31 dicembre 192 hanno tentato di avvelenare il mio vino. Sentendo una sensazione strana, mi sono ritirato nelle mie stanze e ho chiesto ai miei servi di aiutarmi a vomitare, salvandomi così da un destino precoce. Dopo che l'avvelenamento è fallito, i congiurati hanno assoldato Narcisso, un gladiatore che era il mio istruttore personale, per finire il lavoro. Quella stessa notte, Narcisso mi ha ucciso nei bagni. Il giorno successivo, il 1 gennaio 193, il praefectus urbi, Publio Elvio Pertinace, è stato proclamato imperatore. Si è assicurato che il mio corpo fosse sepolto nel mausoleo di Adriano, mentre il Senato mi dichiarava nemico dello Stato e decretava la damnatio memoriae, ordinando che le mie statue e monumenti fossero abbattuti. Ma due anni dopo, l'imperatore Settimio Severo ha riabilitato la mia memoria e sono stato decretato un divus, un dio. E così sono passato dall'essere un nemico dello Stato a un dio. È inquietante, non trovi come una vita possa trasformarsi tanto radicalmente? Un giorno ero l'imperatore di Roma, il giorno successivo un nemico dello Stato e infine trasformato in un dio. Il potere è un'arma a doppio taglio. Può portare all'ammirazione e al rispetto, ma anche all'invidia e alla vendetta. La mia storia è un monito, ricorda la fragilità dell'ambizione umana e il prezzo che a volte si deve pagare per l'autorità assoluta. Sia la mia vita una lezione per te. Il potere senza moderazione può portare alla caduta. Il mio nome è Cesare Lucio Marco Aurelio Commodo Antonino Augusto e questa è la mia storia. Lasciami un commento e dimmi cosa pensi di me.